Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Space Hulk Tactics. Allora ragazzi, quanto ingloriosa è stata l'ultima puntata, effettivamente, però purtroppo è andata così, a volte si perde. E ho imparato che ancora non ho imparato a calcolare bene le distanze, avrei dovuto dividere la squadra, effettivamente. L'altra cosa che ho pensato è che effettivamente, secondo me, i bonus secondari che ci sono sulla mappa non valgono poi così tanto la pena, ok? Perché se perdo, il che è abbastanza probabile in effetti perché sono difficili le missioni, i componenti li perdo. Quindi mi sa tanto che la cosa migliore da fare è tirare dritto, perché la possibilità di guadagnarli non è poi così alta, la possibilità di perderli è molto più alta, perlomeno per quanto riguarda andare troppo avanti, cioè in situazioni come quella che stavo cercando di raggiungere io, ok? Questa con un sacco di risorse, bla bla bla, eccetera. Quindi ragazzi, sapete che vi dico? Mi sa tanto che cercherò di tirare dritto o cercherò di prendere le risorse sulla mappa solo se ho una ragionevole possibilità di evitare i Genestealer. Va bene, ora siamo arrivati alla parte numero 4. E forma di vita sconosciuta. Uccidi tutti i biomorfi Bulwark. Cosa diavolo sono? Aspetta un attimo, torniamo un attimo sulla... Ah, ok. Effettivamente possiamo migliorare tutti questi. Bam. Sì. Ok, mi piace. Allora, sono rimasti 500 componenti e che faccio io? Ah, 600 costa questo. Alla faccia. Oh, artigli fulmine. Questo non sarebbe malissimo, vero? Vabbè. Non li posso neanche vedere. Vabbè. Procediamo. It seems my suspicions are correct. I have reviewed the genetic samples collected by my servo skull, and it appears some of the gene stealers aboard that derelict are quite unique, never before encountered. Their strengths and capabilities are unknown. Bene. All the more reason to eradicate them. I am not certain you fully appreciate the consequences of this discovery, Captain. The Tyranid species adapt constantly. This could be the next phase in their evolution. If we can collect a relatively intact specimen to dissect at our leisure, we will gain valuable insights, perhaps develop new tactics to use against them. The discovery of this space hulk could be a blessing for the entire Imperium. You expect us to bring back the body of one of these monstrosities intact? I do. Surely such a challenge is not beyond the abilities of the mighty Blood Angels. What you ask is beyond the scope of this mission. We are here to save Gorgonum and its vital manufactories, not to engage in a hunting expedition. If you came here for... Captain, do not mistake this for a request. I make my demand on behalf of the Imperial Inquisition and Holy Terror. I am the Emperor's hand in word and deed. Would you defy the orders of one so empowered? No, my lord. We will comply. Sergeant Ahariel, you have your orders. Take one of them. Beh, grazie, eh? Come se non bastasse il casino. Vabbè. Ci sono dei campioni. Bene. I componenti che mi danno è abbastanza buono. Ok, anche lanciafiamme pesante. Ok. Speriamo bene. Speriamo bene. Vai. Ok, d'accordo. Allora, Bulwark Biomorph. Ha solo 4 punti azione da usare ogni tu. Che succede? Be on your guard. These orcish vessels are dangerously unsafe. The captain speaks true. They're always unstable, prone to fire and explosion. Watch out for chem leaks and radiation spills.
Che bello. Allora, ha solo quattro... My servitors have located several of the unique genotype specimens nearby. Deploy your squad at once. Find the targets and get me one of those corpses. Very well. We stand ready, brother sergeant. This challenge shall be overcome. Ok, adesso ce l'abbiamo fatta? Ah, Bulwark biomorfa, ha solo 4 punti azione da usare ogni turno, ma il suo guscio resistente può difenderlo da un colpo mortale. Ok, bene, bene. Tutte ottime notizie, giusto? Uccidi tutti i biomorfi, Bulwark. Attivare un oggetto? Che sarebbe questo, immagino. No? Sarebbe secondario. Ok. Allora... Biomorfo Bulwark. Solo che scappano fuori questi da qua. Vabbè. Teleportation complete. Ready. In position. Teleportation completed. Speriamo, vediamo come si muovono. Oh, che coglioni. Ok. Allora, vediamo di usare un po' di intelligenza. Wow. The scry sensors read the presence of a biomorphic gene field. This is a unique opportunity. Do not waste it. Allora, se faccio così... E questo comunque secondo me mi attacca, cioè non... Sì, non vedo come... Vabbè, allora, mettiamo questo per sicurezza. Che è successo? Allora, io però come... Questo è un fungo. Ed è pericoloso. Andiamo di... Ma no, ma questa è sigillata? Dannazione! Ho sprecato... By the blood of Sanguinius. What new abomination is that? That, my dear captain, is a growth of orcish fungus. The greenskins breed through the spores it generates. I advise your men to seal their power armor. Their breather filters should protect them from mycelia infestation, but be wary. Bene. Molto bene. Ma se faccio questo?
A parte che questa porta è sigillata, che razza di ebete che sono! Aspetta, ma cos'è, un cadavere quello? E cos'è 7? Non, vabbè. There, on the deck. Another brother Astartes, fated to a forgotten death in this ruin. The insignia is that of the Dark Angels. The Sons of the Lions ventured here too. Check him for any readable combat data. We were deceived. There are no fallen here, only gene stealers, countless numbers of them. But the signal we detected, it dates from the Black Ages. From the heresy of Horus Lupercal, may his soul be blighted. How can this be? We failed. I am the last. And now they come for me. So be it. I will die with honor. He spoke of a signal from the Age of Heresy. That cannot be ignored. We must investigate. Your deceased cousin also spoke of deception, Captain. The taint of chaos and the unhallowed surrounds the events of those dark times. You and your men would do well to avoid such things. Ok, credo che si... che stia parlando della missione secondaria, giusto? Ok, beh... io temo che non ci sia molta scelta. Vabbè. Ecco qua. Ah, si muove anche lui allora. Ah, un barile esplosivo che uccide tutti nell'area quando viene distrutto. Ah, ok. Fungo può essere distrutto per creare una nube su più riquadri. Il costo di ogni azione compiuta dentro la nube è raddoppiato per un turno. Beh, allora 1, 2, 3, 4. Non dovrebbe arrivare addosso a me, quindi io vado. Due, tre, quattro, cinque, sei. Ok, vabbè. Faccio in tempo. Vai. Tu vai di qua invece. Tu non so se fai bene a stare qui. Ah, ok. No, proviamo ad andare per gradi. Ah, ok. No. Non si distruggono da soli, almeno credo. Bene, d'accordo. Se Dio vuole, abbiamo qualche tipo di soluzione a portata di mano. Posso distruggere il fungo? Ok. Ok, va bene. Mac.
Ah, che simpaticone. Eccone un altro. No. Scusa, queste porte sono sigillate, no? D'accordo. C'è poco da fare. Aspetta. Ah, questo è meglio il corpo a corpo? Davvero? You see, brother Sergeant, these creatures can die as easily as any other foe. Ok. Quindi uno è andato e non mi serve fare altro, quindi rimango in allerta, e meglio che rimanga in allerta anche lui in caso. 1 2 3 4, eh sì, decisamente. Giochiamoci la carta. Andiamo un Terminator qua giù a fare la secondaria, tra virgolette. Se converti questa. Appena apri la porta, figlio di puttana. Ok. Beh, credo che sia tutto, giusto? Spero di averla indovinata giusta. Ecco qua, vai. Perfetto. Adesso da qua continuano ad arrivare, perciò piano piano indietreggiamo. Svanito questo. Ma che faccio, mi arrischio? Ma sì, proviamoci. A posto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non ci arriva, non mi serve neanche l'allerta. Aspetta, no, un secondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, posso avanzare pure un po' di più. Tu vai diretto qua. E tu invece segui lui, che non si sa mai. Tu girati e comincia ad andare di qua, e tu invece con molta pazienza vai qua. 3 4 5, sì, allerta. Direi che ci siamo, giusto? Vai. Quanti ne scappano fuori in continuazione da... Vabbè, queste porte sono sigillate, non mi possono fare niente, giusto? Non
cominciano a essere un po' tanti, però. Ecco. Ah. Ancora? Ma come? Oddio. La cosa non mi piace tanto. Aspetta però, posso sparare a quel barile esplosivo? Quanti diavolo sono? Fatemi un po' provare a sparare. Ah, io speravo che... Vabbè, niente. Ma facciamo così, va. No. Girati. E tu. Vabbè, così. Ah, però aspetta, c'è il fuoco e non so per quanto ci rimarrà ancora. Qui in questa zona, forse è stata una buona idea, tutto sommato. Allora, ok, mo devo girare, mi sa che potrò farlo solo il prossimo turno, vero? Aspetta un attimo però. Questo? Oh oh. Uno, due, tre, quattro, cinque. Attenzione. Brutto bastardo. Quanti punti ho da convertire? Mica tanti, eh. Beh, no. Allora, perché sono 4. Uno per girarmi, qualcuno per sparare. Poi non c'ho l'allerta. Ciao. Guarda, avanzo di uno solo per facilitarmi un po' le cose. Perché se no ho troppe poche occasioni per sparare durante l'allerta. A te ti mando un attimo di qua perché questa cosa mi... Non... Vabbè, no, non è vero. Qui. E allerta anche tu, puta caso succedesse qualcosa. Perché sono tanti Genestealer qua, porca miseria. Sono almeno 5. Mediamente sono almeno 5. Non è un bene. Oddio. È imbottito. Seria. Quanti sono? Ma è così, eh. No, ma non è possibile. Come faccio? Oddio, però, aspetta un attimo, Se faccio così... iniziare a sparare. Facciamoli. No, ma comunque aspettare non è una buona idea in questo gioco. Alla fine ho capito questo. Andiamo qua perché c'è un cadavere e voglio proprio vedere che cosa succede. Però non... niente? Davvero non succede niente? Pensavo mi desse qualche indicazione in più. No? Anche questo... niente? Non so. Davvero non so cosa fare. Vabbè, sentite, un po' devo rischiare. Per forza. Che se no passa troppo tempo, continuano ad aumentare.
oh 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 oh. Ok. Allora, c'ho ancora 4 punti. 1, 2. Ci provo. Va, invece di fare... vado in allerta. Oddio, non so se... vabbè. Iniziavo un attimino a dubitarne. Bene, qui sono ben difeso. Oddio, di qua mi sa che ho veramente un po' esagerato. Vabbè. Mamma mia. A posto. Andata. Ah, questo era un blip finto. Ok. Oh, è andata bene. Non ci speravo, veramente. Però aspetta. Come punti azioni su? Cazzo! Ho sbagliato! Non ho più munizioni! Oh, merda! Sono fottuto. Sono fottuto. Ma non potevo fare altro. Porca miseria, non mi sono accorto che mancavano i proiettili. Non me ne ero accorto, puttana di quella Eva. Che brutta storia, mamma mia. Adesso mi massacrano. Mi aprono come una cozza. Ecco, mo torniamo qua e speriamo che non succeda un qualche tipo di casino. Oh, questi comunque continuano a non muoversi. Io che devo fare? Tu vai, va. Io ti copro le spalle. Se ci fosse la possibilità di lanciare tipo una granata o qualcosa del genere, sarebbe un sacco figo. Adesso mi massacrano. Sto per perdere il cannone d'assalto, io lo so. È la fine. A posto. Fottuto. Porca miseria, ma chi se n'era accorto che avevo finito i proiettili? Allora, qua, fino a che non mi sono 1, 2, 3, 4, 5, no, ancora non sono fuori pericolo, purtroppo. Tu vai, sbrigati, vai ad aiutare gli altri. Tu piuttosto, io c'ho una paura, porca miseria, che tu... fallisci malamente nello sparare a lui. Infatti, guarda un po'. Guarda, è già successo che fallissi tipo 6 volte, quindi... capisci che un attimo... Bene.
mi sta bene. Vabbè, però sono rimasti in due, il che rende la cosa gestibile. Allora, agiamo qua e vediamo un po'. No! Porca troia! Sono fottuto. Apriva le porte. Pensavo fosse una sorta di... Porca miseria, sono fottuto. 3, 4, 5, 6, no, questo non mi arriva. Ma questo sì. 1, 2, 3 e 4. No, aspetta, forse... 1, 2, 3, 4, 5, vabbè. Vabbè, questo arriva, sì. Però qui c'ho ancora la possibilità di andare in allerta, perciò... Vabbè, dai. Forse, e sottolineo forse, non tutto è perduto. Ma che idiota! Pensavo fosse una console di altro genere, pensavo fosse un obiettivo secondario da cui ottenere dei dati. Non pensavo aprisse semplicemente le porte. Ecco qua. Pure di spalle, capito? Ah, un'altra è morto però. Ciao! Cazzo. Minchia. Siamo rimasti in due. In due, puttana Eva. Adesso io temo di avere una sola possibilità, di fatto. Quella di girarmi con questo. Sì, Non c'ho altre possibilità. No, devo sparare a lui, giusto? Posso solo girarmi con lui e provare a sparare. Dai, Zeno! We have the signal locked on, ready for transport. Take your specimen, Inquisitor. Consider it our gift. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Excellent. There are more of them close at hand. Take care not to damage them too much. Mamma mia, ragazzi, cioè, come ho vinto questa? Oddio, ero fottuto, ero spacciato, era finita. Proprio. Mamma mia, ragazzi. Ecco, era l'obiettivo secondario, però completamente a caso, capito? Cioè, era sì, apri le porte ed era l'obiettivo secondario. Ma che cazzo... Vabbè, se non altro, campioni, componenti bonus, altri componenti bonus, tutto ciò è molto bene. The Blood Angels have earned the gratitude of the Ordo Xenos. You may keep your thanks. We still have a mission to execute. Ah, but our association is yet to be concluded, Captain. Explain yourself. This derelict is a breeding ground for biomorphic gene stealers. Other varieties may appear. I would have your squad retrieve them as opportunity arises for the benefit of my Ordos. I will not jeopardize our objective or my kinsmen for your agenda. Those things are not mutually exclusive, Captain. As a gesture of my goodwill, I will dispatch additional materials for your men. These will aid the fulfillment of all our missions. And more will come, should your warriors secure other specimens, of course.
If I didn't know better, Brother Captain, I would suggest the esteemed Inquisitor is attempting to bribe us into his schemes. He may try, Brother Sergeant, but we all know where our duty lies. Captain, I sense a dark shadow of foreboding. I may have to board the derelict in person, my lord. My witch sight is clouded. Perhaps. Ready yourself, Psyker, if you must. But know that if you depart, you will do so alone. I can spare no more men to accompany you. Ok. E ci siamo, ragazzi. Adesso. Il punto è... Madonna, se è grosso questo. Ah, ma ce n'è più di uno? Questa è effettivamente un'altra secondaria. Interessante. Che cosa diavolo è? Perché c'è un teschio adesso invece dei... Va bene, allora, ragazzi, io direi di fermarci qua con questa puntata. Non posso credere a come ho vinto questa partita, cioè completamente a culo, veramente, perché erano morti, cioè ne erano rimasti due, ero completamente soverchiato. Sono riuscito a sparare a quello giusto proprio in tempo. Porcaccia la miseria. Va bene, ragazzi, sì, direi che per oggi quindi può essere davvero tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie. E qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale. D'accordo, ragazzi? A presto.